Siamo disperati, siamo qui per fare un appello. Sì. Siamo qui per fare un appello. Sì, questo lo capisco. Come è che siete conciati così? Allora, le spiego cosa è successo. Le spiego. Sono qui con il mio amico Angelo. Si chiama Angelo. Allora, le dicevo. Sì. Siamo stati ai Toys, sì, con le nostre mogli, e a un certo punto le mogli hanno detto: si esce un attimo per prendere una boccata d'aria. Sì, non so più tornare. Chissà perché. Inspiegabile, eh? Non so più tornare. Ma scusi, come si chiamava sua moglie? Angela. E la moglie dell'amico? Angela. Angelo! Sempre lui, sì, sì. Insomma, io voglio fare appello perché la sto cercando, capito? Sì. È successo un sacco di tempo. Va bene, come siamo vestiti? Anche la bronzatura. È successo? Fai vedere il segno della bronzatura. Ti viene in Toscana. Fai vedere. Non basta di Coca-Cola per fare così. Fai vedere il segno della bronzatura. Ma lei prende il sole solo sulle gambe? Sono come se mi avesse risposto. Non fate domande a mio amico Angelo che un gli viene in Toscana. Ma anche lei non sono tanto convinto. Allora, ascolti, le sto dicendo, siamo vestiti così, questa ossa è successa a giugno. Cioè da giugno che siete in giro? È da giugno che aspettiamo il Toys, siamo usciti dal Toys stasera. Come? Siamo usciti dai Toys con questa. Cosa straordinaria è che non perde la bronzatura, Angelo. No. Giusto, volevo. Not doccia. Aprici la prendo. Ma anche lei è toscano-toscano. Io sono toscanissimo. Ma della parte ma est. Non si sente il mio toscano? No, si sente benissimo. Arrivai questa parola. Basta di una parola per parlare toscano. Senta, io volevo cantare questa canzone, quindi mi appello a un mio amico di Viareggio, dove ho conosciuto la mia donna. Il mio amico si chiama Angelo e io ho conosciuto la mia ragazza, e siccome la sto cercando disperatamente, le dedico questa canzone. È notte alta e sono in viaggio, e sto venendo a te a Viareggio, senza di te mi sento moccio, ma quando arrivo te la porto. Il mio amico Angelo mi ha dato indicazioni per la strada buona, ma dopo 8 ore che guidavo leggo ancora, ma che cacchio si ancora, non sta mica sul versante del Tirreno. Era meglio che partivo con il treno, anzi se incontrassi Angelo ci direi: ma che minchia di indicazioni che mi dai. Notte alta sono in viaggio, mi chiama Angelo per sbaglio, mi dice prendi l'autostrada, no? È tutta dritta, forse è meglio. Tutto il casino fatto per trovare un cacchio di casello autostradale, ma dopo 15 ore che mi lavo rilevo ancora. Ancora, 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 anc
marito che molto probabilmente non ti voleva vedere. Tu, tromba di angelo, abbia detto.